per il nostro secondo video sugli esercizi da fare in bagno. Oggi faremo degli esercizi con le braccia utilizzando dei manubri alternativi, ovvero dei pesetti. Come? Da-dan! Con dei semplicissimi flaconi di shampoo, bagnoschiuma, balsamo, quello che volete voi. Quello che suggerisco io è di avere due flaconi, se non identici, simili. In modo che il peso, oltre ad essere identico, nel mio caso sono da 250 ml, l'impugnatura sia uguale. Nel caso in cui non aveste due identici o quasi uguali flaconi, io comunque prediligo la forma tubolare perché possiamo impugnarla meglio. In assenza possiamo usare un fantastico flacone di sgrassatore, qualunque marca va bene. Perché? Perché la parte del collo è più sottile, quindi l'impugnatura può essere più agevole. Nel nostro caso il mio flacone di shampoo è 250 ml, in questo caso lo sgrassatore è 750 ml, possiamo riempirlo meno, se è già pieno ok, altrimenti di acqua quando lo svuotiamo, o andandolo a riempire di più avremo un peso maggiore. Beh, ok, prendiamo i nostri manubri. La scelta è se fare questi esercizi da seduti sul water, sul bordo della vasca, ma vi prego di stare attenti a non buttare il peso indietro. Non posso essere responsabile in caso di cadute dentro la vasca, quindi mi raccomando, prestate la massima attenzione e in ogni caso, specie in caso di obesità, vi suggerisco di parlare sempre degli esercizi che fate o intendete seguire con i vostri medici curanti o i nutrizionisti, in modo che possano assecondare le vostre richieste o comunque dare dei suggerimenti più che fanno al caso vostro. L'alternativa allo stare seduti è stare in piedi, possibilmente di fronte allo specchio. Abbiamo tutti, se non tutti, quasi tutti, lo specchio sul lavandino. Grazie alla possibilità di specchiarci possiamo tenere d'occhio la postura delle spalle, quindi vedere se per caso ci torciamo in modi strani. Ok, spalle giù, collo dritto, gomiti che puntano verso il basso e i manubri nelle mani. Occhio a tenerli alla stessa altezza, quindi non mi fate robe di questo tipo, uguali, li impugniamo nella stessa posizione. Ascelle chiuse e facciamo. Vado in avanti, torno indietro, per 4-8, io ve ne faccio uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, per 4-8, dopodiché altri 4-8, stessa cosa, ma con le braccia in alternanza. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anche questo per 4-8, l'arrivo è fino a tendere tutto il braccio, non fate un movimento piccolo, ma allungate fino in fondo. Terzo esercizio. Porto le braccia in avanti, gomito disteso, tenendo i manubri, ok? E rimaniamo fermi per 10 secondi, contati a questa velocità, respirando, non stare in apnea. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Piccola pausa, altri 10 secondi. Stando fermi, riallunghiamo dopo l'ulteriore pausa le braccia e facciamo dei piccoli scambi su e giù con i flaconi, tenendo sempre le braccia distese. Quindi 1, 2, 3, non pieghiamo il braccio è disteso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anche questo per 4-8. Insieme di nuovo distesi, piccoli su e giù contemporaneamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre per 4-8. Ultimo esercizio prima di saltare in doccia. Andiamo a ruotare i nostri manubri e facciamo apro le braccia. Mi metto così, si vede sicuramente come deve essere disteso, quindi non teniamolo molle ma allunghiamolo per bene. E richiudiamo, attenzione,
Facciamo finta che abbiamo un tavolino sotto il braccio, quindi quando richiudiamo non è giù il gomito, ma è su, ascelle libere. Apro, guardate che la mia parte del braccio è ferma, dell'avambraccio. Guardiamo che si estende solo dal gomito in poi, ok? Quindi apro e si rincontrano, occhio a non fare questo, in centro toccandosi testa con testa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anche questo per 4, 8. Ultima accortezza, mi metto di profilo. Quando apro, apro lateralmente. Non buttate il braccio indietro. Quindi non sarà questo, ma sarà questo. Ok? Ripetiamo a giro tutti questi esercizi per le serie che vi ho indicato fino al raggiungimento di un quarto d'ora, 20 minuti di allenamento. Dopodiché salto in doccia e ci vediamo al prossimo video.